Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta su Cinema Graffiti. Siamo il videoquisti settimanale. Di fatto ho appena ritirato presso il punto locker i pacchettini della settimana. Parliamo di tre arrivi da Amazon e uno da Vinted. Vi andrò poi a mostrare quattro film che ho recuperato, quattro film in DVD che ho recuperato in un mercatino che c'è stato presso il mio comune domenica scorsa. E a questo vado ad aggiungere anche l'arrivo forte, per così dire, della settimana, e che è Kim Ki-duk, Maestro dell'Anima. Questo prodotto di fatto l'ho già unboxato in un video dedicato. Di fatto, se non avete visto il video precedente, andatevelo a recuperare, perché davvero questo è un grandissimo prodotto Digipack, che contiene tre opere in alta definizione del maestro Kim Ki-duk, ovviamente realizzato dalla CG Entertainment. Questo è davvero un grandissimo pezzo. Partiamo appunto con i quattro DVD che ho recuperato al mercatino. Il primo è un film con The Rock, A testa alta. Film che di fatto avevo visto un po' di tempo fa, non parliamo di un capolavoro, ma un film, per così dire, adrenalinico, che alla fine, prima o poi, mi potrò andare comodamente a rivedere. Il secondo DVD è un film che avevo visto anni fa, e di fatto non è un film per il quale custodisco un ricordo troppo positivo, però mi incuriosiva, ecco, a distanza di anni, andarlo a rivedere. Tra l'altro è un film che secondo me non è neanche semplicissimo da trovare, dalla regia di Tobe Hooper's Invaders, edizione Storm Movie. Diciamo, questo film è, per così dire, come genere, ecco, paragonabile poi a Space Vampire. Film che sicuramente mi andrò comunque a rivedere, ecco, giusto per stabilire se magari a distanza di anni avrò una sensazione, ecco, per così dire, migliore. Però insomma, film che ho recuperato per 2 euro l'uno, quindi è un titolo che comunque secondo me ci può stare. Qui invece un bel film di Neil Jordan. Questo è un film che mi era piaciuto, In compagnia dei lupi. E questo secondo me è un ottimo film che davvero mi mancava in collezione. Tra l'altro non so se questo film è fuori catalogo o meno, ma mi pare di sì, perché non mi è mai capitato. Vabbè, provenienza libraccio, adesso poi andrò a rimuovere ovviamente l'etichetta. Però di questo film sono assolutamente contento di averlo recuperato. L'ultimo DVD è un film con Rutger Hauer. Anche questo non era un film sicuramente capolavoro, ma diciamo un piccolo cult, ecco, dell'epoca. 2049, L'ultima frontiera. Sono film che comunque nelle serate, diciamo così, in cui ho voglia di vedere qualcosa di leggero, sicuramente tengono compagnia. E anche questo indubbiamente è un titolo che prima o poi mi andrò a rivedere. E comunque è un titolo che in collezione secondo me assolutamente si può stare. E sono assolutamente contento di averlo recuperato proprio per 2 euro. A questo punto, allora, partiamo con questo primo pacchetto, che è quello che mi arriva da Vinted. Qui abbiamo un film sempre in DVD. Allora, un attimo che lo vado ad estrarre. Ok, allora, questo è un film che avevo visto qualche anno fa. Di fatto è un film di cui mi ero francamente dimenticato. L'ha acquistato di recente l'amico Christian e mi è venuto a mente il titolo, quindi l'ho voluto recuperare anch'io. Beyond the Sea, film che alla fine non mi era assolutamente dispiaciuto, ed è sempre un titolo che prima o poi mi voglio andare a rivedere, almeno lo porto in collezione. E questo l'ho pagato 3 euro più spedizione, considerando che è un titolo fuori catalogo, insomma, mi sembra un ottimo prezzo. Quindi Beyond the Sea. Partiamo quindi con il primo pacchetto che arriva da Amazon. Allora qui abbiamo una steelbook. Questa è la novità, la seconda, ecco, novità della settimana, perché c'è anche la startup di Kim Ki-duk.
che fa parte appunto di una trilogia, ecco, di Steelbook, per così dire. Io li ho ordinati tutti e tre, ma attualmente ne hanno spedita solo una. Stavo controllando ovviamente che tutto sia a posto, sì, ed è la Steelbook del film Furiosa. Novità appunto della settimana, c'è poi anche l'altra steelbook, la Black and White Edition, e più appunto una terza steelbook. Io per collezionismo le ho volute acquistare tutte e tre. Tra l'altro, questa immagine è veramente bella. Adesso poi andremo a vedere quando arriveranno le altre due. Non so come mai le hanno spedite non insieme, e non so neanche quando arriveranno poi le altre due, se già la prossima settimana, perché effettivamente mi aspettavo, di solito quando ci sono queste operazioni escono tutte e tre insieme. Vabbè, sul film non mi esprimo perché ancora lo devo vedere, almeno ho questa prima steelbook, così potrò approfittare per la visione. Però davvero l'artwork niente niente male, quindi sono curioso di vedere anche come saranno le altre due. E poi, allora, secondo e penultimo pacchetto proveniente da Amazon, e qui abbiamo un film in Blu-ray. E questo è un film che aspettavo, ce l'avevo in wishlist, l'ho acquistato sfruttando una riduzione di prezzo, l'ho pagato, mi pare, 12 euro. Ed è un film che assolutamente volevo vedere. Questo probabilmente lo andrò a visionare nei prossimi giorni. Sarà, diciamo, il primo film, ecco, che mi andrò a rivedere di questo blocco, ed è La Sala Professori. È un film che mi ha incuriosito veramente tanto, e diciamo che rientra un po' in quei film drammatici che di solito appunto apprezzo particolarmente. Questo è un film magari che, se qualcuno di voi ha visto in anticipo, ecco, rispetto alla mia visione, magari scrivetemi che cosa ne pensate, perché questo è un titolo che mi ha incuriosito in un poco. Passiamo poi all'ultimo pacchetto, che conclude poi gli acquisti settimanali. Non c'è tantissimo materiale, però insomma, secondo me, titoli interessanti. E infatti anche quest'ultimo titolo, secondo me, è un titolo molto interessante, ed è il film che ancora mi mancava in collezione per completare la filmografia, ecco, del regista Rodrigo Sorogoyen, e parliamo del film Che Dio ci perdoni. Anche in questo caso, film che non ho visto, diciamo l'unico film di Sorogoyen che non ho visto, e lo vorrò poi visionare presto, perché appunto è un regista che in questo momento sto seguendo con interesse. Edizione Blu-ray semplice, e anche in questo caso l'ho acquistato con un calo di prezzo, mi pare 10-11 euro, per cui insomma l'ho acquistato comunque bene. Con questo direi che possiamo concludere. Vedremo appunto quando arriveranno le altre due steelbook del film Furiosa, e no, ovviamente appena mi saranno consegnate le mostrerò poi nel video acquisti. Scrivetemi qualsiasi vostra considerazione in merito al materiale che ho mostrato. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Mi raccomando, se ancora non lo fate, iscrivetevi al mio canale, perché io sempre cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo nel mio prossimo video. Good afternoon, good evening, and good night.